La sanità pubblica nella città di Napoli non si tocca. Noi siamo molto preoccupati, vediamo un ridimensionamento della sanità pubblica, soprattutto nel cuore della nostra città. Questo è inaccettabile. Contro la politica dei tagli al sistema sanitario regionale e locale, che incide inevitabilmente sulla qualità del servizio offerto ai cittadini, il Comune ha promosso nell'antisala dei Baroni il dibattito Napoli città sana, occasione per discutere e formulare proposte su una sanità pubblica inclusiva e sostenibile, a partire dalle indicazioni elaborate dall'Osservatorio sulla salute e la sanità, fortemente voluto dal sindaco De Magistris e dall'assessore Giuseppina Tommaselli. Siamo qui per proporre come Comune una sanità che sia di lotta agli sprechi sicuramente, ma che sia meglio ridistribuita. Prevenzione, correzione degli stili di vita, la città anche dal punto di vista quindi della sua organizzazione, dell'organizzazione dei servizi, si è posta come città sana. La sfida è quella di riallocare e razionalizzare le risorse pubbliche, puntando sull'integrazione tra ospedali, territori, strutture pubbliche e private convenzionate. Noi stiamo lavorando molto sulla prevenzione, cioè noi riteniamo che una città sana sia una città in cui si vive meglio, quindi ci sia meno inquinamento ambientale, ed ecco il nostro progetto sulla mobilità sostenibile, su come dire, le modalità con cui vivere meglio la città nei luoghi pubblici. C'è un'attenzione massima sulla sanità nella nostra città, lo vogliamo fare collaborando con le altre istituzioni ma non avendo assolutamente un ruolo marginale. Al dibattito hanno partecipato anche il presidente della Commissione Politiche Sociali Vincenzo Gallotto e il direttore dell'ASL Napoli 1 Ernesto Esposito. L'assistenza territoriale è la vera scommessa del futuro, non più l'ospedale, non più una concezione ospedalocentrica, come finora purtroppo è stato. L'ospedale è stato visto sempre come il punto di riferimento di tutta l'assistenza sanitaria, l'ospedale invece deve essere visto attualmente semplicemente come un momento, una fase di un ciclo assistenziale più complesso e più completo. Quindi maggiore reti assistenziali, ipotizzare dei distretti pilota per patologie, centralizzare principalmente un'attività in un distretto e nuovi modelli gestionali anche in ambiente ospedaliero. Pensare ad esempio alla WIC Surgery, alla WIC Hospital, cioè ci sono oramai patologie che richiedono un ricovero ospedaliero di 2 o 3 giorni massimo, quindi a questo punto perché non ipotizzare dei percorsi organizzativi che prevedono addirittura la chiusura di alcuni reparti durante il weekend e rimanerli aperti soltanto dal lunedì al venerdì.